Siamo con Coach D'Attola, ennesimo capolavoro della sua stagione. Ha preso una squadra che sembrava spombata a pezzi. Ha lavorato per 2 mesi e mezzo, 3, per riportarla. Mercoledì in quel di Reggio mi aveva detto che sarebbe venuto qui a Castroville a giocarsela, se l'è giocata e l'ha portata a casa. Coach, è l'ennesima finale, ci provi anche quest'anno a vincere il campionato? Guarda, intanto devo recuperare le energie perché non ne ho più. La prima cosa che ti posso dire, faccio una statua a questi ragazzi perché tutta la settimana abbiamo combattuto l'impossibile per rimettere qualcuno in piedi perché erano azzoppati. Non so come cazzo hanno giocato, perdonami l'espressione, ma hanno giocato perché c'erano due coglioni così. Detto questo, non era facile venire a giocare con loro perché comunque, e lo ripeto sempre, è una squadra che non molla mai e onestamente non mi aspettavo terzo quarto e quarto quarto questi giri a vuoto. Devo dire che comunque abbiamo un po' giocato a scacchi. Nell'emergenza poi di Caccamo che si è fatto male, cioè abbiamo giocato a scacchi alzando abbassando il quintetto per aumentare la pressione e diminuire la pressione. Devo dire che nel momento cruciale non saprei nemmeno perché loro hanno fatto il giro a vuoto, noi in quel momento abbiamo aumentato la pressione e siamo stati bravi. Quello che non abbiamo fatto nella prima partita e nei primi due quarti sui palloni recuperati, trovare il vantaggio di andare a fare un canestro. L'abbiamo fatto nel terzo quarto e nel quarto quarto, devo dire da squadra matura. E dopo 2 mesi e mezzo di lavoro, 3 mesi di lavoro, orientati in un certo modo, ovvero a creare una difesa forte, arrivare in queste difficoltà, trovandomi in meno giocatori che mi potevano dare rotazioni, intensità e quant'altro, e riuscire a fare un'impresa del genere, ragazzi, faccio un encomio a tutti, un elogio allora, a tutti i ragazzi. Io in telecronaca ho detto che ci sono stati due momenti che potevano essere chiavi. Uno, l'infortunio di Caccamo, perché non si può regalare a nessuno un giocatore come Caccamo. Un altro è stato un momento in cui coach Silella è passato alla 3-2 e dopo 30 secondi te ne sei accorto, hai chiamato time out, hai cambiato gioco, hai abbassato il quintetto e li hai puniti da 3 e dai tagli laterali sulla linea di fondo. Hai fatto una lettura importante e di questo io ti posso dire, ringrazio quello che adesso mi sta facendo l'assistente, che è Michele Precoco, che ha zoppato pure lui col ginocchio rotto, operato per la seconda volta nel giro di un anno, che da dietro, mentre io grido, urlo per cercare di tenere sempre le mie intenzioni, mi fa determinate letture e devo dire che gli vado a fare una statua perché ha fatto in 2 giorni 1200 km andare a tornare ieri e oggi ed è qua a Castroville a darci supporto, quindi questo è l'emblema di tutto quella che è la nostra situazione. Io ti faccio i miei complimenti, ti faccio gli auguri per il proseguo, se riuscirò verrò a vedere qualche partita. Complimenti veramente, te lo sei meritato per quello che hai fatto, per quello che i tuoi ragazzi oggi qua hanno dimostrato. In bocca al lupo per il futuro. Crepi il lupo, siamo andati oltre ogni previsione che poteva essere con tutti gli infortuni che avevamo dietro. Non l'ultimo cacca come hai detto tu, e là forse ci ha dato la forza di reagire. Buon rientro a Reggio, Eugenio, alla prossima.